Ciao a tutti e ciao a tutte. È ora che iniziamo a specificarlo anche in voce quando andiamo in audio. Bentornati e bentornate a Radio CICAP, il podcast del CICAP, guarda un po'. Io sono Serena, la mia voce ormai la riconoscete da ben 4 stagioni, ma meraviglia delle meraviglie, questa sera con me non ci sono né Sonia né Enrico, che però salutiamo, e con me al suo esordio ai microfoni di Radio CICAP c'è Da Sara. Ciao Da! Ciao, buonasera a tutti! Buonasera, oh mamma! C'è gente che ci ascolta anche di giorno, quindi buongiorno! Ciao! Ciao, con un ciao risolviamo tutto, sì. Sei emozionata, Da? No, guarda, il colore che ho oggi è meno viola del solito, quindi direi che tutto nella norma. Non sono per niente emozionata, abbiamo un super ospite e insomma bisogna darci un tono. Diamoci un tono. Bisogna darci un tono, sì. Come è nostra consuetudine, dobbiamo darci un tono. A proposito di toni e cose... ecco, nostre, dedite. È passato il CICAP Fest, oramai da qualche settimana, che è andato alla grande, e noi come Radio CICAP siamo stati presenti con le nostre conversazioni sulla scienza, ma adesso è giunto il momento di sentire da voi, cari nostri ascoltatori, cosa avete pensato di queste nostre conversazioni, e abbiamo in serbo per voi una bella proposta, vero Da? Allora, in teoria, insieme alla bibliografia, alle cose interessanti che ci diremo oggi, nella descrizione di questa puntata troverete un form, un link a un'idea che ci è venuta di ricevere feedback da parte vostra. Quindi quello che ci piacerebbe è, siccome ci abbiamo un po' di puntate ancora vuote, mettiamola così, vi va di darci un po' di feedback e suggerirci quali relatori vi sono piaciuti, quali relatrici avete voglia magari di risentire. E già che siete lì a compilare questo form, perché non ci raccontate la vostra, un vostro aneddoto, il vostro viaggio nella scienza, nella curiosità? Noi siamo curiosi, io particolarmente, non so tu Sere. Ah sì, io sono molto curiosa, ma mai quanto te, che eri fomentatissima l'idea di sentire quello che è passato per la testa a chi ha ascoltato le nostre conversazioni. Bene. Quindi, da qualche parte, nei soliti nostri riferimenti, tutti i social del comitato, le descrizioni di queste puntate, troverete il form che potete compilare tranquillamente. Noi saremo molto contenti di leggere le vostre risposte, e per far contento Enrico, che di nuovo salutiamo, noi potete, a noi ci potete contattare mandando una bellissima email a podcast@cicap.org. Chiocciola, esatto. Bene, ciando alle bande, entriamo nel vivo di questa puntata e presentiamo il nostro super ospite di questa sera, che è niente po' di meno che Marco Cattaneo. Ciao Marco. Ciao. Ciao Marco. Non dico né buongiorno né buonasera, perché già ho sentito voi, per cui sono a posto così. Esatto, con un ciao abbiamo detto che risolviamo tutti i problemi, almeno per quanto riguarda i saluti. Dunque, Marco, brevissima presentazione. Marco, sei un fisico, e sei entrato nel gruppo redazionale delle scienze nel 1991, un'era geologica fa più o meno. Ah, ma adesso parliamo di ere passate, di storia di questa rivista, perché a noi ci prendi un attimo, non ci prendi su due piedi, e siamo un po' curiosi di vedere la storia di qualcosa. Dal 2006 sei diventato direttore responsabile delle scienze e mente cervello, ora Mind, e dal dicembre del 2010 sei direttore di National Geographic Italia. Insomma, te il tuo da fare ce l'hai. Sì, sì, non posso dire di avere troppo tempo da perdere, insomma, nella vita. Di cose, non mi mancano le cose da fare, via. Quello è poco ma sicuro, però mi diverto ancora dopo questo mezzo milione di anni, cioè c'ero prima di Homo sapiens, capito, alle scienze. Per cui va bene così. Fantastico Marco, e con te questa sera vogliamo parlare e ripercorrere un po' la storia del racconto di un problema che ci colpisce in modo molto da vicino, che appunto il problema del cambiamento climatico, sulle due riviste di cui tu sei direttore responsabile, che sono appunto Le Scienze e National Geographic, e vedremo come il racconto di questo problema è diverso se declinato per pubblici diversi.
sì, senz'altro è diverso nei due racconti, anche proprio per storia delle due testate, insomma, Scientific American, di cui Le Scienze edizione italiana da ormai 52 anni, sempre stata una rivista, un mensile, a parte poi raccontiamo un po' più di storia, è sempre stata molto più paludata e rivolta ad un pubblico, se vogliamo, meno ampio ma più preparato tendenzialmente di base rispetto a quello di National Geographic. National Geographic, grazie allo straordinario successo che ha avuto all'inizio degli anni del secolo scorso, sostanzialmente si è rivolto al grandissimo pubblico e ha raggiunto delle diffusioni che sono neanche nelle migliori famiglie, insomma, ci vuole veramente tanta fantasia per pensare che una rivista come National Geographic, che si occupava di animali, di ambiente, di esplorazione, a metà degli anni 70 è arrivata a 8 milioni di copie di diffusione. Lo dico piano perché veramente fa impressione, no? Per cui è chiaro che si rivolge a un pubblico diverso, un pubblico più ampio, un pubblico di famiglie più che di ricercatori o di persone curiose della scienza, e quindi il linguaggio necessariamente è sempre stato diverso. Tra l'altro io devo ammettere questa cosa, e non pensate che pecchi di superbia, ma io sono cresciuta con Le Scienze sempre sul tavolo di casa, perché mio babbo è un abbonato della prima ora. Io ho la fortuna di avere in casa i numeri dal 1970. Lui è un po' indispettito che si è perso le prime due annate delle Scienze, quindi ho la fortuna di averli ancora qua tutti nei suoi raccoglitori blu bellissimi, tutti i numeri delle Scienze. E per preparare questa puntata sono andata a vedere i vecchi numeri cartacei, e la cosa che mi ha innanzitutto stupito di più era il prezzo dei primissimi numeri, cioè costava 600 lire. Quello è, insomma, l'inflazione, l'euro, diamo la colpa all'euro, tanto da sempre colpa all'euro. L'inflazione, l'euro, la triade, la troica, la Merkel, non lo so, qualcuno sarà stato, ma in realtà è stato un normale passaggio. Oggi addirittura quest'anno abbiamo fatto un passaggio a 5,90 in edicola, lasciando però invariato il prezzo di copertina per gli abbonati, ma era proprio un altro mondo. Se tu vai a rivedere, Serena, proprio quei numeri di cui parli, gli anni 70, ti trovi anche 20 o 30 pagine di pubblicità di cui oggi non c'è più traccia, perché erano pubblicità istituzionali, c'erano grandi aziende che tendevano, grandi aziende, non faccio nomi, però insomma le più importanti aziende italiane di meccanica, in campo energetico, in campo chimico, che tendevano a fare una grande pubblicità sulle Scienze. Oggi come oggi non la fa più nessuno, nel senso che non, a parte che non ci sono più quelle grandi aziende di una volta, come non ci sono più le mezze stagioni, e allo stesso tempo c'è un fattore importante: il tipo di investimento pubblicitario è cambiato molto, ma questo da molti anni. Per cui abbiamo anche una fortuna, non dipendiamo dalla pubblicità e quindi rispondiamo solo ai nostri lettori, e questo credo che sia per certi versi un grande vantaggio. E caspita, se è un grande vantaggio. Però sai cosa? Ho notato il ritorno in copertina alla cornice bianca. Sì, l'abbiamo fatto con i 50 anni, abbiamo voluto fare un ritorno al passato. Per molti anni, credo dal 2003, l'ultimo restyling, sappiamo appunto che sono lì da ere geologiche, per cui sì, l'ultimo restyling del 2003 era quello che aveva portato l'immagine, che non era necessariamente una foto, un'illustrazione a tutta pagina sulla copertina. Due anni fa, quando Le Scienze ha compiuto 50 anni, abbiamo deciso di ritornare alla cornice bianca, di ritornare al passato in qualche modo. La grafica è comunque cambiata ed è molto diversa, però un ritorno a un certo tipo di sobrietà, perché forse, non lo so, qualcuno ha detto che quella cornice lì restituisce autorevolezza alla rivista. Io penso che siano contenuti, ma allo stesso tempo va bene, insomma, abbiamo fatto questa scelta, poi vedremo se e quanto pagherà, soprattutto in termini di diffusione. Certo, io ho ammesso di essere cresciuta con Le Scienze poggiata sul tavolo dello studio di mio babbo, e invece sono curiosa di sentire anche te, oltre ovviamente a Marco, il primo approccio con Le Scienze. Il mio primo approccio è stato... Io non parlavo,
cioè ero in fasce, tipo i miei genitori tuttora raccontano a chiunque passi di casa che mentre ero in fasce mi leggevano per farmi addormentare le scienze. Ecco. Cioè avevano già in mente che forse avrei fatto un percorso scientifico e per fortuna tra l'altro. Scusa, ma non li hai ancora querelati? No, assolutamente, non li ho querelati e diciamo che meno male che mi piacevano le scienze, il campo scientifico, perché poi ho continuato. Però diciamo loro avevano dato una certa spinta, diciamo, in tempi non sospetti. Marco, Vanne, bisogna andare orgogliosi di queste cose. No, io sono orgogliosissimo, figurati. Proprio poco prima, io nell'editoriale dei 50 anni, continuo a ripetere questa cosa, ma nell'editoriale dei 50 anni ho raccontato del mio vicino di casa, un signore abbastanza anziano, che una mattina ho incontrato proprio pochi giorni prima di scriverlo, per cui è capitata proprio questa occasione, con il passeggino con la nipotina di forse un anno o due, che la portava a fare un giretto e sotto il passeggino c'era le scienze, gli ho detto se le legge le scienze a questo povera bimba, e lui mi ha detto no vabbè, ma se lei si addormenta almeno riesco a leggere un po', ecco, è finito citato nell'editoriale dei 50 anni delle scienze e tuttora ogni tanto ci incontriamo, facciamo delle belle chiacchiere con questo anziano signore e devo dire che tante persone sono legate alle scienze, ci restano legate per molti anni. Diciamo che io ho avuto un percorso abbastanza simile, non che me lo leggessero in casa, però ero un ragazzino un po' impallinato con la scienza già di mio, volevo risolvere il teorema di Fermat, poi ci ho rinunciato. Così una cosa da niente. Come tutti quelli, mica tanto a posto con la testa, insomma, e a un certo punto poi ci ho rinunciato ragionevolmente, e ho pensato di fare altre cose più plausibili per me, però ho iniziato, forse le prime letture delle scienze risalgono al secondo, terzo anno di liceo, ecco, qualche rara occasione. Lì credo più per cercare di risolvere il cubo di Rubik, ma quella è un'altra storia, perché erano gli anni in cui si andava per la maggiore quell'oggetto lì. A un certo punto sulle scienze e su un'altra rivista che all'epoca era Scienza e Vita, comparvero articoli che raccontavano come risolvere il cubo di Rubik, per cui l'interesse era puramente pratico, però poi per un po' mi ci sono affezionato, poi l'ho perso di vista negli anni dell'università e poi ci sono entrato a lavorare, nel senso che dopo l'università, io essendo stato un lungo degente anche lì, sono uno che tende a stare molto tempo sulle cose. Ti c'eri affezionato? Sì, mi sono affezionato, ci ho messo una vita a finire l'università, però subito dopo l'università, tipo sei mesi dopo, ho risposto a un'inserzione sul Corriere della Sera e dopo un lungo processo di traduzioni dall'inglese, tentativi di scrivere degli articoli umanamente comprensibili in italiano, eccetera eccetera, dopo un lungo processo di selezione a un certo punto mi hanno assunto e io ho detto, io che stavo aspettando di fare un dottorato di ricerca in un luogo non meglio precisato della galassia, ho detto beh, è un'opportunità, ho pensato che i miei ne avevano abbastanza di sopportarmi nella vita e soprattutto di mantenermi, e quindi ho deciso che poteva essere un'opportunità. Il tutto contro la volontà di mia madre, che sognava di avere il figlio scienziato, mi è andata così, insomma. Beh, adesso però c'è il figlio che è direttore delle scienze, adesso mica niente. Poi sono stati contenti lo stesso. Alla fine non si sono lamentati più di tanto, via. E meno male, direi. Ecco, quindi il tuo è stato... No, ma infatti non c'è da lamentarsi affatto di questa cosa. Tra l'altro io ho una curiosità così al volo. Dottorato di ricerca in cosa? Qual era il tema? Il tema ottica quantistica, ovvero sia la mia tesi di laurea in fisica riguardava gli effetti trasversali nei laser, ovvero sia come cambia la forma, come dire, se uno tagliasse un fascio laser e ci mette un foglio bianco davanti si forma un'immagine che cambia a seconda dello stato del laser, e la mia tesi di laurea era su quella roba lì. Non mi chiedere che cosa ha risolto nella vita, perché non serviva a nulla, credo. Vabbè, ma la ricerca è così, la ricerca non necessariamente deve risolvere qualcosa oggi. No, ma poi quella non ha risolto mai niente nella vita. Io dico sempre che la fisica ha perso un fisico mediocre, il giornalismo ha guadagnato un giornalista così, insomma, non so, nel bilancio va bene, va bene essenzialmente a me, ecco. No, quelle erano ricerche molto interessanti, perché comunque avevano delle parentele con la dinamica dei fluidi, delle cose piuttosto, a me affascinanti.
affascinavano molto, poi dopo non lo so. Il mio primo articolo divulgativo sulle scienze, penso o novembre-dicembre 1991, visto che ce li hai tutti quanti lì, poi puoi controllare. Sì. Addirittura gennaio 92, era una cosa di 30 righe del tutto incomprensibile, nel senso che siccome riguardava l'argomento della mia tesi di laurea, l'ho scritta come l'avessi scritta a quelli del mio corridoio all'Istituto di Fisica. Nessuno avrebbe potuto capirci nulla, tant'è che adesso, quando voglio far capire a qualche giovane collega che si affaccia alla professione come non si scrive un articolo divulgativo, gli fai leggere. Sì, sì, è proprio l'esempio di come non si deve scrivere. Dopo pare, dicono che sia migliorato, però insomma è stata una fatica alla fine. Beh, comunque è interessante che sapere che ti sei approcciato al mondo del giornalismo scientifico un po'... cioè non era il tuo obiettivo primario, totalmente, no? Per caso, il giorno in cui mi hanno assunto sono andato a firmare la lettera assunzione, sono tornato a casa, mia madre mi ha guardato, appunto lei che voleva lo scienziato, e mi ha detto: il giornalista tu? E io ho detto: no, sì, mi sembrava una buona opportunità. Lei mi ha guardato con questa faccia schifata, non so quanto delusa, però schifata, l'idea che insomma la mia insegnante di italiano al liceo voleva rimandarmi in quinta liceo, ecco. Ciò significa che non avrei fatto la maturità, insomma, diciamo che le cose non sono andate esattamente secondo i programmi. Però la cosa più divertente è che non vadano secondo i programmi, no? Alla fine la serendipity vale nella scienza come nella vita. Assolutamente sì, infatti è tutto molto imprevedibile ed è tutto molto bello. Però voglio dire, per tornare, no, scusami un po', se ti interrompo, che vai, cioè tua mamma dovrebbe essere un sacco contenta. Quanti scienziati sono venuti fuori leggendo le scienze? È vero. Quindi da questo punto di vista, voglio dire, ci dovrebbe essere dell'orgoglio. Non ricordo più nome e cognome perché comincio a farmi un po' anziano, ma c'è l'unica, quella che fino a qualche anno fa era l'unica docente donna ordinaria di ruolo all'MIT di matematica, non mi ricordo suo nome e cognome, però mi ricordo esattamente di dove veniva, da Martinsicuro in Abruzzo, e in un'intervista al Boston Globe un giorno ha detto che lei si era affacciata alla scienza leggendo non tanto le scienze, che leggeva suo fratello che era più grande di lei. Lei leggeva le biografie degli scienziati sulle scienze ed era affascinata dal fatto che queste persone avessero questa vita meravigliosa, avventurosa, per cui ha deciso di studiare matematica, ce l'ha fatta e appunto dall'Abruzzo è arrivata all'MIT e niente, è stata una storia che abbiamo anche raccontato sul mio blog ormai defunto sulle scienze qualche anno fa, ed è una storia meravigliosa. In effetti ci sono un sacco di giovani, questa è una cosa molto bella e di cui sono grato tutto sommato per il lavoro che faccio, il fatto che tanti giovani si ispirino oggi una volta alle scienze, adesso hanno un sacco di altre fonti fortunatamente, nel senso che tra festival, eventi scientifici in giro per l'Italia sono cresciuti tantissimo negli ultimi 20 anni, però un sacco di giovani hanno trovato ispirazione nelle scienze e io ho trovato tante persone che mi dicevano: guarda, io ho deciso di studiare scienze della Terra perché leggevo le scienze al liceo. E questa è una cosa che io trovo meravigliosa, insomma è una funzione, come dire, anche sociale, a cui abbiamo assolto e ha assolto chi mi ha preceduto e chi ci ha preceduti, che non può che darci una grandissima soddisfazione. Vero, grazie Marco. Infatti è una cosa... grazie, sì. Ma adesso piantatela, perché poi finisce che mi commuovo, perché io non sono un cuor tenero alla fine. Oh, anche noi. Vabbè, avremo un po' di Kleenex in giro, ce li abbiamo anche noi. Ma per tornare un po' su come, non tanto come funziona la rivista, perché appunto Le Scienze è la traduzione italiana di Scientific America, che è un giornale appunto pubblicato oltreoceano. Però la cosa curiosa... Ti regalo una cosa, Serena. Scientific America ha celebrato esattamente 2 mesi fa, un giorno in meno, perché è uscita il 28 agosto, la prima uscita, del 1845, 175 anni. E tant'è che il nostro numero di novembre, noi abbiamo un ritardo di 2 mesi rispetto a loro, sarà su 175 anni di scienza raccontati con gli occhi di quella che è la più antica rivista periodica pubblicata negli Stati Uniti con continuità. Tanta roba. Ci aspetta il numero di novembre. Esatto. Oh, che bella, che bella. No, vero, bel regalo. Ah, adesso sono sovraccitata. Oh, che bello. Bellissimo.
Bene, adesso rientro nei ranghi. No, però veramente è una notizia fantastica, questa bellissima, e fa capire come comunque la divulgazione della scienza, la comunicazione della scienza non è una cosa dell'altro giorno, butta le radici molto 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 indietro nel tempo. Però c'è una cosa che ti volevo chiedere: come mai, allora, nelle scienze appunto abbiamo un panorama generale della maggior parte delle discipline scientifiche, dalla fisica alla chimica, la matematica, ma e anche le neuroscienze e la psicologia, come mai c'è stata questa scelta editoriale agli inizi degli anni 2000 di staccare una costola del racconto delle neuroscienze e della psicologia e di fondare Mente Cervello, ora Mind? Allora, questa è stata un'idea non nostra, nemmeno dei colleghi americani, è stata un'idea che è venuta dai colleghi tedeschi, che hanno dato che stava aumentando in notevole misura la parte di contenuti che riguardavano soprattutto le neuroscienze e gli studi sul cervello e le scienze cognitive, i tedeschi un giorno si sono detti: proviamo a fare una rivista che sia un po' di confine, completamente separata. Loro in realtà poi ne hanno fatte anche altre. La nostra edizione tedesca, che poi è un po' la capofila di tutto quanto, per la parte europea perlomeno, in realtà ha avuto due riviste di astronomia, ha avuto tutta una serie di altre cose, ma l'idea di fare questo meraviglioso Mente e Cervello l'hanno chiamato, e anche noi purtroppo, perché io l'avrei chiamata Mind dal primo giorno, ma loro l'hanno chiamata Gehirn und Geist, con la meravigliosa, con quella meravigliosa lingua che si ritrovano, e niente, hanno fatto questa rivista e l'hanno proposta alle altre edizioni. Era un momento in cui avevamo in sofferenza uno dei nostri prodotti storici, che erano i quaderni delle scienze, che erano queste raccolte monografiche, e editore e direttore all'epoca, Enrico Bellone, hanno detto: beh, proviamo a fare questa nuova rivista di psicologia e neuroscienze, e alla fine, dopo 17 anni, sta ancora qui, insomma. Per cui è una costola nata sotto la spinta dei colleghi tedeschi. Abbiamo provato anche, però un po' più avanti, negli anni 2000, direi una decina d'anni fa o giù di lì, a fare un'uscita di astronomia, che poteva essere interessante. Oggi forse un po' meno, nel senso che l'astronomia è sempre stata il nostro punto forte, in qualche modo, astronomia, astrofisica e cosmologia. Oggi lo è un po' meno, forse oggi le scienze della vita sono un pochino più sotto i riflettori di quanto non sia l'astronomia, a meno che appunto non ci sia la vita su Venere, per poi ritrattare dopo 3 settimane, ma vabbè. Ecco, proprio smorzare gli entusiasmi. No, però voglio dire, ci sono state notizie e scoperte importantissime, diciamo, dagli esopianeti esopianeti nelle fasce abitabili dei loro pianeti, le onde gravitazionali, insomma, diciamo che l'astronomia sta facendo un po' l'asso pigliatutto in questi anni, per cui sì, ci sta anche che ogni tanto prenda una toppa e comunque ci sia una pubblicazione che viene rimessa in discussione. È il processo della scienza, è la cosa più bella che ci sia. Sì, e su questa cosa qua del ruolo delle astrocose, delle astrodiscipline, qualche giorno fa a Firenze, a un festival dell'eredità delle donne, Chiara Valerio, che è una scrittrice, ma ha una formazione matematica che lei rivendica, e fa anche molto bene a rivendicarlo, perché le ha dato la struttura di quella persona che è oggi, ha lanciato un assist alla Fabiola Gianotti. Ma non è che era il secolo scorso il secolo della fisica e adesso dobbiamo lasciare lo spazio a qualche altra disciplina? E la Gianotti ha detto: beh, no, ovviamente doveva tirare l'acqua al suo mulino. Però comunque, insomma, dal punto di vista pop del racconto, le cose di astro, cielo e pianeti nella nostra galassia, nel nostro universo, comunque tirano ancora molto. Sì, questo senza dubbio, ma poi senza dubbio tirano molto le notizie di astronomia in senso lato. Allora, parliamoci chiaro: quando c'è stata la scoperta delle onde gravitazionali o la fotografia del buco nero, nel giro di 2 ore erano sui giornali di tutto il pianeta e su tutti i siti web del mondo, per cui ecco, non è che l'astronomia non tiri più. Probabilmente l'astronomia e la fisica, soprattutto, adesso dico qualcosa che se mi sente Fabiola Gianotti mi ammazza, la fisica delle particelle in particolare soffre della difficoltà di aver prodotto un risultato qualche anno fa
straordinario che anche lì è rimbalzato sulle prime pagine dei giornali del mondo intero come la scoperta del bosone di Higgs, e poi tutto sommato soffre di dover fare esperimenti giganteschi per poter trovare un risultato. Ecco, forse il limite in questo momento, nella speranza che invece l'LHC ci smentisca da un momento all'altro e scopra della nuova fisica, scopra qualcosa di inaspettato il prima possibile, forse il problema della fisica delle alte energie o fisica delle particelle, come si vuole chiamarla, è proprio il fatto che il modello standard è un modello chiuso da un certo punto di vista, con i suoi problemi che tutti quanti conoscono, non sto a raccontarli, però con i suoi problemi, ma di questi problemi per il momento non riusciamo a trovare, da questi problemi non riusciamo a trovare una via d'uscita a livello osservativo, a livello fenomenologico. Per cui non è banale uscire un pochino da questa impasse. Sicuramente l'astronomia ha più vivacità da questo punto di vista, e si riescono a costruire ancora strumenti non così costosi come un acceleratore di particelle con 100 km di diametro, anche se anche gli strumenti di astronomia cominciano ad avere dei costi e del gigantismo straordinari. Certo. Ovviamente c'è una disciplina, cioè un complesso di discipline come le scienze della vita, in cui con, tra virgolette, quattro soldi rispetto a costruire l'LHC si producono montagne di risultati. Io penso che sarà il secolo della biologia e delle neuroscienze, ma un po' confermato da tutto quello che vediamo, insomma, perché comunque sono discipline più fertili, ma perché di cui sappiamo ancora molto meno. Se parlo troppo, ditemelo. No, ma guarda. Noi più cose abbiamo da raccontare, meglio sì, è. A tal proposito, prima parlavi di giornali, di come un po' l'astrofisica e le astrocose hanno colpito, diciamo, le prime pagine di tanti giornali. A me viene in mente, a parte il 2020, che è stato un anno molto particolare, in cui, diciamocelo, sono successe tante belle cose interessanti, ma anche il 2019 è stato un anno interessante per tutt'altri motivi, e faccio riferimento a quella valanga, se vogliamo chiamarla così, di fenomeno che è stato il Fridays for Future, quindi tutto quel sistema che ha interessato il cambiamento climatico. Per citare Valigia Blu, Angelo Romano all'inizio di quest'anno, quindi gennaio 2020, quindi ancora inconsapevoli, mettiamola così, diceva che il 2019 è stato l'anno della consapevolezza, mentre il 2020 sarebbe stato l'anno decisivo per intervenire. Cioè, lui in questo intervento parlava di come il cambiamento climatico era uscito fuori dagli schemi specialistici, quindi da, passatemi il termine, dagli abbraccialberi, ok? E si sia rivolto verso un pubblico più ampio, un tema estremamente più di interesse civico, di impegno sociale e, se volete, anche rilevante per l'agenda politica mondiale. Ora, questa storia l'abbiamo vista, è un po' stata trainata, se volete, da Greta Thunberg, però lei non è stata la prima ragazza a parlare all'ONU. Ora, cercando un pochino, nel 97 Severn Cullis Suzuki, spero di averlo detto bene, parlava appunto anche lei all'ONU, però non ha avuto lo stesso impatto che Greta ha avuto nell'ultimo anno. E tutto questo per dire come mai i ragazzi giovani riescono a colpire così facilmente, o meglio, hanno avuto più effetto nel 2019 rispetto al 97. Aspetta, perché intanto io mi ricordavo che fosse il 92 la conferenza di Rio e non il 97 che c'è Kyoto. Però al di là di questo, che è un dettaglio, magari è colpa mia, ho sbagliato. Era solo per far notare che sarebbero stati 23 anni, sono forse 28, non sono sicuro di chi dei due abbia ragione, però comunque è un quarto di secolo. No, hai ragione te, era il 92, ho sbagliato io, scusate. Succede. Niente di grave, non sbaglia mai solo chi non fa niente, guarda, tranquilla.
in realtà che cosa succede? Che in questi quasi 30 anni, dalla prima consapevolezza, che è Rio e poi Kyoto, si è passati a un'evidenza talmente schiacciante, non solo dell'esistenza del global warming, ma anche del fatto che ci sia, come dire, l'attività umana dietro tutto questo, che sia l'attività antropica la causa di tutto questo, che per forza di cose, l'una parlava a un pubblico tra virgolette molto selezionato e la seconda ha parlato a tutto il mondo, ma perché c'era tutto il mondo in ascolto finalmente sull'argomento. Non credo che sia una questione particolare di meriti o di demeriti, nel senso che il discorso del 92 era un discorso estremamente efficace, estremamente interessante, era forse prematuro rispetto a quella che era la preparazione, la consapevolezza dell'opinione pubblica sull'argomento riscaldamento globale. Senza dubbio l'impatto poi di Greta Thunberg è stato molto positivo con Fridays for Future l'anno scorso. Sia l'una che l'altra si sono trovate, e sicuramente anche Greta già oggi, ma probabilmente lo sarà anche nei prossimi mesi e anni, davanti a un tentativo di normalizzazione, cioè di farle rientrare nei ranghi delle come dire, della normalità in qualche modo, no? Per cui un modo per spegnere, per buttare acqua sul fuoco di un fenomeno di una portata così importante. Purtroppo il 2020 abbiamo trovato questo simpatico cigno nero della pandemia che ha interrotto qualsiasi processo riguardasse la consapevolezza sul climate change, anche se da un altro punto di vista potrebbe essere un'opportunità veramente per cogliere la palla al balzo al momento della ricostruzione delle economie per fare grandi investimenti, tant'è che sicuramente l'Unione Europea con Next Generation EU spera che una buona parte di questi investimenti sia fatta anche per una riconversione delle nostre economie dal punto di vista delle emissioni. Dopodiché bisognerà vedere quale sarà l'impatto reale, perché poi a parole siamo sempre buoni tutti, però sono 30 anni che le emissioni non diminuiscono, anzi aumentano, e nel 2019 erano aumentate, e le stime dell'International Energy Agency per quest'anno è che alla fine dell'anno, con mezzo mondo che è stato in lockdown per almeno 2 mesi, perché ricordiamo che all'inizio di aprile, prima settimana di aprile, a un certo punto si è toccato 3 miliardi e 900 milioni di persone chiuse in casa per la pandemia. Alla fine dell'anno la stima è che avremo risparmiato soltanto dal 4 al 7% delle emissioni rispetto all'anno scorso, che è niente se ci pensate, perché la IPCC nei suoi ultimi rapporti dice che bisogna ridurle del 5% all'anno per i prossimi 10 anni, il che significa che un impatto così pesante è già stato, come dire, è il minimo sindacale che possiamo fare ogni volta per 10 anni di fila. Questo significa che ci vuole un impegno che è molto più che nazionale, deve essere assolutamente internazionale, e sicuramente ci vogliono delle misure estremamente drastiche da questo punto di vista, che non significa, come qualcuno ogni tanto sostiene, bisogna passare all'agricoltura di sussistenza tutti quanti, significa trovare delle soluzioni tecnologiche affidabili e eventualmente anche ricalibrare determinati nostri consumi, ma la qualità dei consumi più che la quantità dei consumi. Quindi tu dici che il discorso di Greta, quindi l'arrivo quasi prepotente del racconto, puoi chiamarlo tranquillamente irruzione più che arrivo, ecco, sì, un boom baby, come dicevamo poco fa con Da Sara, per fare una citazione alta come le folie dell'imperatore, questa valanga che è stata Greta Thunberg è arrivata in un momento dove già la consapevolezza si stava in minima parte formando e lei ha rotto la diga fondamentalmente. Ma lei dice anche how dare you, come osate, cioè sì, quel termine. Ora riguardavo un po' anche cosa diceva la Suzuki prima e Greta poi. Greta non ci va leggera. Greta dice come vi permettete. Beh sì, senz'altro, ma anche perché il come vi permettete è perché probabilmente da 30 anni prima hanno fatto degli ottimi discorsi, dopodiché non si è arrivati a nulla. Non dimentichiamo che il meglio che si è riusciti ad ottenere come accordi sul clima sono gli accordi sul clima di Parigi, quelli della COP21, che sono degli accordi sul clima che non prevedono di quanto ogni paese ridurrà le emissioni, non prevedono
prevedono nessun tipo di, come dire, di sanzione nei confronti di chi non le riduce, tant'è che per 5 anni quasi tutti hanno fatto esattamente quello che meglio credevano. Dopodiché ci sono chiaramente delle condizioni al contorno difficilissime, perché gli equilibri dal punto di vista dei consumi energetici sono veramente fragilissimi. Diciamo che se l'Unione Europea o comunque i paesi dell'Unione in questi anni hanno ridotto le loro emissioni, però c'è una platea di paesi in via di sviluppo che sta incrementando i propri consumi, e non credo che nessuno di noi abbia il diritto di impedire agli indiani di comprare la lavatrice, vero? Perché è uno strumento a cui nessuno di noi rinuncerebbe. Magari qualcuno rinuncia alla macchina, ma come diceva una meravigliosa Ted Hans Rosling qualche anno fa, nessuno, ma veramente nessuno, rinuncerebbe alla lavatrice. È vero. Perché lavare i panni al fiume è esattamente la cosa che abbiamo superato a metà del secolo scorso, ed è stato un passaggio di civiltà straordinario, perché ha significato, lui lo dice in maniera meravigliosa, ha significato guadagnare tempo alle donne, e quindi le donne sono state in grado di alfabetizzarsi meglio, hanno potuto leggere libri e soprattutto hanno potuto raccontarli ai loro figli, quindi la lavatrice in sé ha in qualche modo consolidato una crescita culturale del pianeta e ha permesso a ragazzini che magari non avrebbero avuto la possibilità di affacciarsi alla cultura, all'istruzione in modo diverso. Ecco, siccome non voglia nessuno di noi, credo che possa dire, permettersi il lusso di dire gli indiani o i messicani non hanno diritto alla lavatrice, allora bisogna trovare un modo per aumentare la produzione energetica e diminuire contemporaneamente le emissioni di gas serra. E per questo ci vuole una consapevolezza globale, cioè nessuno può decidere per sé a questo punto. Credo che non ci siano altre possibilità. Certo, l'esperienza più breve della pandemia non mi induce a grande ottimismo, ma vero, vogliamo cambiare argomento? Beh, sono comunque, da quello che dici tu, è un cambio di prospettiva da parte dei nostri dei cosiddetti i policy makers, quindi loro devono stipulare dei patti, degli accordi, e questi vanno mantenuti, e noi come singoli dobbiamo comunque iniziare un attimo ad avere quantomeno un occhio di riguardo per questi temi, e capire che le nostre azioni, le nostre comunità, la nostra civiltà, non la lavatrice, nemmeno io rinuncio alla lavastoviglie, non rinuncio alla lavatrice, però ci sono delle conseguenze delle nostre azioni sul nostro mondo. E, come dicevamo a inizio puntata, io ho questo piccolo pallino, sai, sono una storica, quindi vado a vedere quello che c'è stato prima di noi per vedere perché siamo arrivati a questo punto, e visto che tu hai in mano la guida, il timone delle scienze, dico vamo là, vado a vedermi qualche vecchio numero delle scienze. E ho riesumato una... Non mi avevi detto che c'era anche l'interrogazione, però no, non è un'interrogazione, sono pure curiosità le mie. Però sono andata a recuperare una coppia di DVD che le scienze aveva messo in commercio in occasione del 40esimo, mi sembra, del 40, sì, c'era un enorme 40. E da quel meraviglioso strumento di ricerca io ho lanciato proprio la ricerca cambiamento climatico. Con la query cambiamento climatico mi è uscito solamente un articolo del 2008, che un articolo sull'etica parlava dei consumi, abitudini e la filosofia che ci deve stare dietro appunto a tutti i discorsi sul climate change. Però ho detto no, aspetta, questa cosa non quadra. Quindi vado a ritirare fuori un indice cartaceo che arrivava all'83, cambio chiave di ricerca e sono andata a vedere qualcosa su inquinamento atmosferico, emissioni, queste parole chiave qua. E mi sono venuti fuori alcuni articoli interessanti. Ora, devo dire che a differenza degli articoli di adesso, bada, io non sono una cima. Ok, quindi posto questo, gli articoli, diciamo fino agli anni 80, erano molto più tecnici, anche le didascalie delle immagini erano molto più, non complicate, proprio molto più tecniche rispetto all'edizione che possiamo sfogliare adesso. Però insomma, en passant, ho trovato un articolo del 71, circolazione globale dell'inquinamento atmosferico, quindi già il discorso stava montando, quantomeno in una rivista, come dicevi tu, per un target abbastanza specifico, già vicino a questi temi,
ma che comunque ognuno poteva trovare in edicola tranquillamente vicino al quotidiano. Però l'articolo che mi ha fatto un attimo alzare le antenne è un articolo del 79, La dispersione di inquinanti in atmosfera a scala locale, che ad un certo punto dice che il problema dell'inquinamento atmosferico ovviamente nasce dall'imponente sviluppo raggiunto su scala mondiale dell'industrializzazione, e poi parla di modelli matematici che prevedono un incremento sostanzioso dell'emissione in atmosfera di questi inquinanti. Però dice, non vanno dimenticati gli effetti sul clima e la riduzione della visibilità della radiazione solare e la creazione di situazioni di vera calamità naturale, come il tristemente famoso disastro di Londra del 52, che se non erro è quello che poi è stato anche ripreso in The Crown, quello della nebbia, no? Ecco, già lì abbiamo due, almeno secondo me, un'immagine diversa del problema del cambiamento climatico. Lì abbiamo un evento catastrofico locale che inizia e finisce, e adesso probabilmente se parli con una buona fetta della popolazione invece si parla più di riscaldamento, dell'innalzamento delle temperature, mentre ancora i fenomeni locali come gli uragani non sembrano entrare nella nostra testa come parte della narrazione del cambiamento climatico. È un errore mio di valutazione? Oppure già negli anni 70 c'era questa cosa del trattare il singolo evento catastrofico legato all'immissione in atmosfera di inquinanti, eccetera, eccetera, che per un po' si è perso, poi adesso si sta ritrovando? Allora, nel 79, come sai, non c'ero ancora. No, ok. Terza parte. Non c'ero ancora e non ricordo quell'articolo. No, ma sicuramente Marco te sei più titolato e valutato per avere qualche idea, perché secondo me, non so, io non riesco a capire se la mia è una cretinata o meno come pensiero. Due anni fa, nel fare una selezione per gli articoli di un volume che raccogliesse le cose più belle, clamorose, importanti di 50 anni delle scienze, abbiamo valutato diversi articoli che già parlavano di riscaldamento globale. Credo che il primo fosse proprio dei primi anni 70, tra il 70 e il 74, non mi chiedete di chi è, come si intitolava, perché io dimentico le cose nel giro di 6 secondi. E però era un articolo molto interessante. Credo che le chiavi importanti per quella ricerca lì sarebbero state CO2 e effetto serra. Sì. Le chiavi per fare la ricerca con qualche risultato in più, magari. Perché cambiamento climatico abbiamo cominciato a parlarlo a chiamarlo in anni relativamente recenti. Recenti. Prima si è parlato di global warming e basta, essenzialmente. Che cosa? Allora, lì si valutavano già un sacco di cose. Allo stesso tempo, direi che c'era una buona quota negli anni 70 della comunità scientifica, soprattutto tra i fisici, ma anche molto più avanti degli anni 70, che in qualche modo, tra virgolette, si rifiutava di ammettere l'evidenza. Io devo dire di essere stato un negazionista climatico fino almeno a metà anni 90 o anni 90 avanzati, non negazionista. Ma veramente? No, certo che sì, ma mi pare abbastanza ovvio, c'erano delle obiezioni piuttosto serie all'epoca, fino almeno a metà degli anni 90. Ma i modelli matematici c'erano sulle scienze, però io li ho visti. I modelli matematici c'erano, ma erano anche riccamente messi in discussione. Dopodiché le evidenze che si sono accumulate sono state talmente tante. No, allora, negazionista climatico è eccessivo. Diciamo che ero uno che qualche dubbio ce l'aveva, insomma, sulla portata dell'impatto umano sul fenomeno. Dopodiché i modelli c'erano, e questo è vero, però è vero anche che molti mettevano in dubbio che i modelli potessero riprodurre l'andamento del clima in maniera fedelissima, e l'importante che cos'è? Che quando uno si accorge che invece le cose stanno esattamente così, cambi idea, perché invece fossilizzarsi su un pregiudizio significa, finire poi inevitabilmente dalla parte del torto. La scienza è proprio questa cosa qui, credo, la capacità di cambiare idee in base alle evidenze. Devo dire che all'interno della stessa redazione il nostro columnist dell'epoca era Tullio Regge, il quale ha negato qualsiasi impatto delle attività umane sul cambiamento climatico sempre, e all'inizio Tullio era anche uno che tendeva a negare il fatto che ci fosse un cambiamento climatico tout court.
Per cui ecco, diciamo che una parte della comunità scientifica non era convintissima di tutto questo. Dopodiché mi pare abbastanza chiaro che la mole di prove portate e peraltro il raffinamento e direi la perfetta funzionalità dei modelli climatici fin dagli anni 70, c'è stato di recente un bellissimo articolo che diceva: guardate un po' che i modelli climatici degli anni 70 hanno sostanzialmente riprodotto quello che è successo in questi 50 anni. Credo che davanti all'evidenza uno debba, tra virgolette, arrendersi, nel senso di nel senso che comunque il progresso della scienza è quello che ci consente di raffinare e migliorare le nostre conoscenze e di avere un patrimonio di conoscenze condiviso. Se uno non si rassegna a questo fatto qua, allora ogni opinione vale tutto, per cui vale anche, non lo so, dico Barillari che oggi diceva che non c'è nessuna emergenza Covid, ecco. Però per le opinioni valgono e sono da prendere in considerazione soltanto quando sono suffragate dai fatti, e questa è la cosa meravigliosa della scienza, che non c'è un'autorità ma c'è un'autorevolezza dei dati. Da questo punto di vista, dagli anni 70 è cambiato moltissimo. Dopodiché il cumulo di prove e di evidenze che c'è a supporto di un cambiamento climatico indotto dalle attività antropiche è talmente enorme che giustamente è diventato sostanzialmente il problema dei problemi dell'umanità di questo secolo. Beh sì, quindi diciamo il muro contro cui ci stavamo per scontrare era già lì, ma ancora non si sapeva se la macchina stava andando già troppo veloce o eravamo ancora in tempo. Mancava di nuovo la consapevolezza. Sì, sicuramente mancava la consapevolezza. Per quanto poi voglio dire, quest'anno con National Geographic abbiamo fatto un numero speciale sui 50 anni dell'Earth Day, no? La giornata mondiale della Terra, che nel 1970 fu un grande evento negli Stati Uniti, un po' meno in Europa, però sicuramente fu un inizio di consapevolezza in campo ambientale, direi a tutto tondo, perché ecco, abbiamo parlato molto di cambiamento climatico, dopodiché l'impatto antropico oggi è quella cosa che suggerisce ai geologi e geofisici l'ipotesi di battezzare un'epoca geologica col nome di antropocene, per cui non c'è soltanto il riscaldamento globale, ma c'è tutta una serie di eventi epocali per un pianeta piccolo e tutto sommato strettino come il nostro, per cui 8 miliardi di predatori di vertice con una tecnologia avanzata hanno depredato risorse, hanno fatto dei danni ai quali adesso dovrebbero anche mettere rimedio se vogliono che le generazioni che vengono dopo di loro possano godere dello stesso benessere di cui godiamo noi. Sì, infatti. Guarda, da ultimo c'è stato un ultimo articolo dell'82 a firma di Roger Revelle, che è un oceanografo, che è stato uno dei primi scienziati a studiare il problema del riscaldamento globale, dal titolo Anidride carbonica e clima. Ora va bene, abbiamo messo in chiaro che magari la mia ricerca è stata, le parole chiave sono state un po' così, però insomma mi è capitato tra le mani questo articolo qua, e ad un certo punto lui dice che sì, l'effettivo aumento di anidride carbonica nell'atmosfera avrebbe portato a dei cambiamenti impercettibili da un anno all'altro, e Revelle si auspicava un'immediata analisi di, e cito, di come l'umanità avrebbe potuto evitarli, questi cambiamenti impercettibili, o almeno attenuarne gli effetti sfavorevoli, ma cercando di trarne il massimo profitto da quelli favorevoli. Ora, per me, mettere nella stessa frase cambiamento, catastrofi naturali e effetti favorevoli mi fa un po' ridere, se non stridere i denti. Quindi, da fisico ti chiedo, così en passant, quali potevano essere questi fantomatici effetti favorevoli intesi all'inizio degli anni 80. Invece da editore ti chiedo se oggi è possibile una narrazione positiva su qualche presunto effetto favorevole del cambiamento climatico. Allora, intanto partiamo da una cosa, no? Uno degli articoli che ci sono su questo meraviglioso numero di novembre che stiamo per pubblicare, uno degli articoli originali americani, è sugli errori commessi da Scientific American nei 175 anni, macroscopici errori scientifici. In quell'articolo lì c'è un errore gigantesco, che è quello di pensare che
gli effetti del cambiamento climatico siano una cosa che procede con continuità in maniera progressiva. Da 30 anni ormai, o almeno da 20, ci stanno dicendo che invece possono succedere dei salti, perché possono esserci degli effetti di feedback, dei fenomeni che non conosciamo, che in realtà fanno in qualche modo precipitare la crisi, no? Quando si parla di superare determinate soglie, per cui si ha un aumento degli eventi meteorologici estremi, ecco, lì ci sono dei salti. Diciamo che è un po' come la meccanica quantistica, no? Si procede un po' più a saltini che non gradualmente, e quello è un errore gigantesco, se vuoi, per uno scienziato che si occupa di quegli argomenti lì, il pensare che le cose possano procedere in maniera così lineare e così graduale. Dall'altra parte, qualcosa di ottimistico, guarda, ti dico una cosa, allora, che è una mia fissazione, perché quando si dice, si parla di cambiamento climatico e di riscaldamento globale, qualcuno dice ancora, ma l'effetto serra c'è sempre stato, ma chi dice che i combustibili fossili siano proprio loro e siamo noi a fare questa cosa? Non è possibile che un aumento dell'anidride carbonica d'atmosfera, che è solo 400 parti per milione, sia così determinante ai fini dell'effetto serra. Insomma, sì. I calcoli su questa roba qua, i primi calcoli un po' rudimentali, li aveva fatti Svante Arrhenius, che è un signore che forse uno se lo ricorda dal liceo, perché è quello che ci ha suddiviso acidi e basi, no? Aveva un suo modello degli acidi e delle basi, chimico e scienziato svedese, il quale nel 1896-1898 si è fatto due calcoli e ha detto: guarda un po' che bruciare combustibili fossili fa aumentare l'anidride carbonica nell'atmosfera, e forse questo è un fenomeno che potrebbe riscaldare l'anidride carbonica, un gas serra, potrebbe riscaldare in qualche modo la Terra. Bravo. Si è fatto due calcoli in più, due calcoli abbastanza interessanti, e ha detto: beh, certo, purtroppo, purtroppo questo evento potrebbe succedere al consumo dei combustibili fossili di adesso in qualche millennio, perché ovviamente il consumo dei combustibili fossili del 1890 era centinaia di volte inferiore. Erano ben diversi, sì. Ma perché il purtroppo di Arrhenius? Arrhenius era svedese, ora a Stoccolma faceva un freddo porco alla fine dell'Ottocento. Lui sperava che migliorassero le capacità agricole e quindi l'economia e anche il clima della regione. Il suo purtroppo era un purtroppo da svedese, no? In qualche modo, per cui ecco, io di positivo vedo solo un clima più mite ai poli. Okay. Nel momento in cui ci giochiamo due terzi di pianeta perché è inabitabile, allora francamente non so se ne vale la pena. No, obiettivamente di aspetti positivi oggi del riscaldamento globale non se ne possono vedere tanti, insomma. Ecco, forse posso proprio buttarla lì, però se c'è qualche amico in ascolto di quelli che queste cose qua le sanno meglio di me, posso immaginare che potrebbe esserci una più rapida ricrescita della copertura forestale con una temperatura leggermente superiore e una maggiore umidità. Però ecco, siccome spianiamo la foresta amazzonica come se non ci fosse un domani, perché Bolsonaro sostiene che non è dell'umanità ma è sua, già. Quindi ecco, la ricrescita è una ricrescita, come dire, puramente ipotetica. Obiettivamente non riesco a vedere gli aspetti positivi di un fenomeno per cui già oggi c'è, come dire, c'è un cambiamento di temperature negli oceani che si pensava fosse superficiale. Hanno già misurato un cambiamento di temperature a centinaia di metri di profondità. Abbiamo ghiacciai che si sciolgono su tutto il pianeta e ghiacciai alpini che con ogni probabilità da qui al 2100 non ci saranno più, forse addirittura al 2050. Che è dopodomani il 2050. Veramente dopodomani in termini non dico ma nemmeno geologici, in termini storici. Storici. Sì, sì, sì. Per cui sì, sembra lontano il 2050, uno si volta dall'altra parte, è già arrivato e i danni ci sono, insomma, i ghiacciai alpini sappiamo che sono. E uno dice: sì, vabbè, ghiacciai alpini, ok, non si va più a sciare, a parte non si va più a sciare, che tanto sappiamo benissimo che poi ci fabbrichiamo la neve da noi. Invece, esatto. No, a sciare si va ancora, il problema diventa molto più serio nel momento in cui uno si guarda attorno e dice: ma i ghiacciai alpini sono quella cosa che alimenta i fiumi della pianura padana e dunque che dà acqua al Po
e quindi essenzialmente che sostiene l'agricoltura della Valle Padana, che è la più importante agricoltura d'Italia dal punto di vista delle grandi estensioni, delle grandi coltivazioni, perché poi sì, il pomodorino DOC di quel posto là è importante, però in realtà le grandi produzioni sono quelle che si fanno in pianura padana. Ecco, l'idea che non arrivi più acqua dai ghiacciai, o comunque che arrivi in maniera molto, molto inferiore rispetto a quello che arriva oggi, uno dovrebbe già capire che è un problema. Un paio di mesi fa su National Geographic abbiamo pubblicato un articolo analogo che riguardava un posto un pochino più preoccupante, ovvero sia la pianura indogangetica. Per parlarci chiaro, dall'Himalaya scendono tre fiumi ciattoli, l'Indo, il Gange e il Brahmaputra, che non sono solo i fiumi sacri degli induisti, sono anche tre fiumi che alimentano una pianura che è grande 50 volte la pianura padana e che danno da mangiare a 200 milioni di contadini indiani che già oggi vivono di sussistenza. La riduzione di portata di quei fiumi lì significa mettere in pericolo l'alimentazione di decine, centinaia di milioni di persone, e dunque, indovinate un po' che cosa? Migrazioni climatiche, che uno tanto non vorrebbe, ma in realtà è una cosa alla quale probabilmente nei prossimi decenni bisognerà far fronte molto seriamente e con un po' di razionalità. Caspita, cos'era Giacarta la città che vogliono spostare, la capitale che vogliono spostare? Cioè, io quando ho sentito del spostiamo una città perché per questioni di, credo fosse innalzamento del livello del mare lì, io ammetto sono una capra in geografia, devo essere molto sincera. Giuro che è Giacarta. È Giacarta, meno male, almeno quella l'ho beccata. No, quella sono stata io, non te, seria. Però a me sono cose che fanno sinceramente venire i brividi di paura, perché non abbiamo chiaramente la percezione della mannaia che abbiamo sulla testa. Sì, Giacarta è stata una delle ipotesi fatte dal governo indonesiano proprio di spostare la capitale, ma poi in realtà c'è una quantità di città costiere. Ecco, quando mi dicono ma il clima è sempre cambiato e il livello dei mari è stato anche più alto, sì, ma quando è stato più alto non c'era 1,5 miliardi di persone che viveva sulle coste. E 1,5 miliardi di persone da spostare, con una civiltà complessa e il wifi, i ristoranti, le abitazioni eccetera eccetera come la nostra, è un po' complicato. Cioè, confrontare le epoche post glaciali i massimi interglaciali di temperature con quello che è oggi la complessità della civiltà umana è di un'idiozia imbarazzante, scusate certo. se sono franco, ma uno che mi dice ma 100.000 anni fa faceva più caldo di adesso, no, mi veniva una parolaccia, per cui ho preferito tossire. Sì, perché uno dice te credo che faceva più caldo di adesso, ma che cos'era l'umanità 100.000 anni fa? Era Homo sapiens moderno, però che stava probabilmente tra il Corno d'Africa, forse una parte dell'Africa meridionale, forse anche sì, aveva un pochino invaso tutta l'Africa, c'era qualche decina di migliaia di Homo sapiens che vivevano di caccia raccolta. Cioè, voglio dire, un cambiamento climatico anche nell'arco di una o due generazioni, che facevano? Erano nomadi, si spostavano, come direbbe erano nomadi, quindi nomadavano, e infatti quello facevano, per cui l'umanità in realtà ha conquistato il pianeta in seguito a cambiamenti climatici. Homo sapiens, forse proprio per i cambiamenti climatici, questi cacciatori raccoglitori si spostavano per cercare nuove terre, nuove pianure fertili, nuovi frutti, nuovo cibo, e quindi in qualche modo sono riusciti alla fine a colonizzare questo benedetto pianeta. Tutti noi nomadi adesso. Oggi la situazione è un filino diversa, no? Per cui se ci sono studi che ti dicono da qui al 2100 potrebbero finire sott'acqua per un bel pezzo città come Shanghai, Bangkok, Miami, New York, sono città che hanno tutte quante già oggi 20 milioni di abitanti, diciamo che potrebbero averne anche 30 o 40 alcune, sì. tipo Shanghai a breve, e che cosa fai? Cioè,
quali sono le risorse con cui la nostra civiltà prende e sposta 40 milioni di persone? Ok, Shanghai può essere l'esempio sbagliato, perché in Cina riescono benissimo a spostare 40 milioni di persone in una settimana, probabilmente. Diciamo invece di New York, per fare un esempio, no? Una città che ha comunque anche una valenza storica e simbolica per l'Occidente mondiale. New York sott'acqua, sarebbe come dire una tragedia culturale ancora oltre l'essere umana. Oppure mi viene in mente Miami è un posto che sta, se uno ha presente come sono le coste, come South Beach, Miami è affacciata sull'oceano e da qui a 20 anni, ma qui veramente parliamo del 2040-2050, un metro di aumento del livello del mare, o forse anche meno, farebbe arrivare l'acqua, come dire, 20 centimetri sopra i marciapiedi di Miami. Ciò nonostante, negli ultimi 10 anni, 15 anni, a Miami c'è stata una speculazione edilizia spaventosa che non ha minimamente tenuto conto di tutto questo. Per cui vediamo che per dirla con Kahneman e Tversky, le nostre scelte economiche sono scelte del tutto irrazionali, e allo stesso tempo non siamo in grado di valutare un pericolo che ci viene incontro se non siamo a un centimetro da quel muro di cui parlavi prima, Serena, e lo abbiamo visto in questi 10 mesi di pandemia, colti di sorpresa la prima volta. Andiamo a vedere che cosa hanno fatto e che cosa stanno facendo oggi i paesi europei, che stanno tutti quanti in semi lockdown, ma hanno preso di nuovo decisioni tardive, e non le hanno prese perché i governi siano inetti. Poi più o meno qualcuno lasciamo, esatto, uno netto magari lo troviamo a cercarlo bene, però in realtà queste decisioni sono state prese in maniera tardiva perché non sarebbe stato socialmente accettabile prenderle prima. Io ho scritto un post su Facebook qualche giorno fa in cui dicevo si sarebbe dovuto fare un lockdown breve, 10 giorni, non più di 10 o 15 giorni, al 20 settembre, al 25 settembre, vedendo che ormai quella curva stava prendendo la forma chiarissima di un esponenziale, e allora fare 10 giorni subito e poi programmarli a distanza di 3 mesi, facciamo 10 giorni ogni 3 mesi in cui si sta tutti quanti a casa, perché così abbassi, come dire, abbassi la cresta del contagio, spegni l'esponenziale. In realtà nessuno, nemmeno la Merkel, che è dal punto di vista della lucidità nelle scelte e della capacità di raccontare ai suoi cittadini qual è la reale gravità della situazione, nemmeno lei ha potuto anticipare così tanto i tempi, perché non siamo una specie pronta a, come dire, a programmare a lungo termine. Figuriamoci su un fenomeno come il cambiamento climatico. Fatemi stare zitto, vi prego. No, ci guarda, mancherebbe, anzi, non eravamo qui apposta. Poi guarda, mi hai fatto pensare, te hai parlato di Miami, io sono di Ravenna, noi siamo già a mollo da tempo immemore, quindi figurati noi cosa... Vabbè, adesso io torno a pensare alle mie palafitte. Torniamo proprio alla Ravenna arcaica. A me invece, ripensando al numero del National Geographic di quello double fast, quello per i 50 anni, ho trovato un numero veramente bello, ma proprio bello, quando mi è arrivato l'ho scartato, ho girato dall'altra parte, ora per chi non ha avuto occasione di leggerlo, trova da una parte come sarà il 2050 se va tutto bene e dall'altra se va tutto male, e c'è a metà c'è un racconto degli anni sia da una parte che dall'altra, che ho trovato veramente veramente bello, e a me piace tantissimo National Geographic da questo punto di vista. Proprio questo ti volevo chiedere: cosa vuol dire narrare attraverso le immagini un problema come il cambiamento climatico che non si vede? Cioè una cosa che sappiamo sì forse verrà tra un po'. Non è un problema dell'oggi immediato, che non si sa bene come prende sulle nostre vite l'effetto attuale, ecco. Mi sono spiegata o ho fuffato di nuovo? No, ti sei spiegata benissimo. Hai fatto un riferimento a quel numero che era effettivamente un numero bellissimo, il numero di aprile di quest'anno, di National Geographic, perché questo gioco di vedere abbiamo salvato il pianeta o ci siamo giocati il pianeta, era un po' più che un gioco intellettuale, insomma, a seconda delle scelte che facciamo oggi e più o meno drastiche, può andare in un modo
può andare nell'altro. Beh, è stato un bel cazzotto quella copertina, quelle due copertine, eh. In realtà, però, mi stai facendo una domanda, insomma, il cambiamento climatico secondo me è visualizzabilissimo, nel senso che in quel numero lì, ma non solo in quello, sarà poi che appunto, avendo da 10 anni l'onore e l'onere di quest'altra direzione di National Geographic, sono ormai strabituato, perché ne parliamo un numero sì, di cambiamento climatico e di effetti del cambiamento climatico, per cui dall'erosione costiera a fenomeni come lo scioglimento del permafrost, ai fenomeni meteorologici estremi, c'è un sacco di modi per visualizzarlo in qualche misura, no? Diciamo che non mancano queste. Tra l'altro, il numero del mese successivo, perché se ti arriva vuol dire che sei abbonata, no? Sì, ma non diciamolo. Del mese successivo, se tu ricordi, c'era in copertina una cosa molto, ma molto più difficile da visualizzare: il silenzio. Con un servizio meraviglioso che ha fatto un nostro fotografo, una persona meravigliosa, che è Alessandro Gandolfi. Lo cito perché è riuscito in qualche modo a visualizzare qualche cosa che proprio non si può vedere, ecco. Lo ha fatto attraverso camere anecoiche, lo ha fatto attraverso tutta una serie di modalità meravigliose, perché è riuscito a visualizzare l'assenza di rumore, che è stata una delle cose che peraltro proprio in quel periodo ci ha accompagnato in lockdown, perché non si sentiva più niente nelle nostre città, no? E invece il cambiamento climatico, no, si visualizza come? E allora, a parte dal punto di vista grafico e di illustrazione, che si visualizza benissimo, perché se uno traccia il grafico delle temperature medie e della differenza di temperatura media della Terra da 1880 a oggi, c'è una differenza di un grado abbondante, per cui su quello si vede benissimo. Dal punto di vista fotografico si può vedere. Penso, ecco, se uno vuole farsi un'idea, anche l'acqua alta di Venezia dell'anno scorso a novembre, che è stata una delle due acque alte più spaventose in epoca storica della città, no? Dopodiché ci sono sempre quelli che ti dicono, ma l'acqua alta a Venezia c'è sempre stata, c'era anche nei dipinti del Canaletto, ma infatti era un fenomeno talmente raro che Canaletto pensava che valesse la pena di farci un dipinto, Canaletto o qualcuno della sua scuola. Se uno poi va a vedere il registro storico, l'acqua alta a Venezia c'era a inizio Novecento una o due volte ogni decennio, se non sbaglio, e poi è andata avanti crescendo, è arrivata a esserci più di 50 volte per decennio negli ultimi due decenni, dal 2000 a oggi. Per cui è vero, c'è sempre stata, ma era un fenomeno eccezionale, da fenomeno eccezionale è diventato un fenomeno normale. The new normal, come dicono, no? E questi nuovi standard, voglio dire, i ghiacciai che si sciolgono, ecco, c'è un lavoro meraviglioso che sta facendo un altro nostro collaboratore, che si chiama Fabiano Ventura, e che ha dedicato 10 anni della sua vita e sta lavorando con glaciologi dell'Università di Milano. Per fare questo studio, lui sta girando tutti i ghiacciai del mondo. Quest'anno ha fatto una prima stagione sulle Alpi versante italiano, l'anno prossimo farà una stagione sulle Alpi versanti non italiani, e da 10 anni sta girando il mondo e ha fotografato i ghiacciai, prendendo però le immagini di 80-100 anni fa alla Royal Geographical Society di Londra, e facendo le foto dalle stesse posizioni e con la stessa con lo stesso tipo di angolazione, fatte in epoca storica. Quando uno va a vedere i dittici, le coppie di foto di Fabiano Ventura, si impressiona, perché ci sono ghiacciai ritirati di centinaia di metri. Ecco, questo è un modo per visualizzare il cambiamento climatico. Non l'ha fatto soltanto lui, l'hanno fatto anche altri. È un modo per visualizzare il cambiamento climatico in maniera chiarissima e palese, secondo me. Certo, ma appunto. Però... No, volevo solamente dire che questa era una provocazione. Sappiamo benissimo che gli effetti del climate change sono sotto gli occhi di tutti, e è spaventoso. Cioè, chi non ha avuto paura l'anno scorso di perdere Venezia? Io l'idea di Venezia sommersa una volta per tutte, ho pensato aiuto. Però in quel caso Venezia, secondo me, era un'immagine vicina. Non so come dire, Giacarta è lontana, cioè nel mondo, passatemi il termine, nel mondo italiano in questo momento, quando si parla di ghiacciai, se vogliamo, abbiamo un'immagine che è molto distante dall'italiano medio.
e quindi un'immagine molto più vicina e d'impatto come può essere Venezia colpisce particolarmente di più. Quindi la mia domanda a Marco in questo caso era immagini più vicine a noi piuttosto che il classico ghiacciaio, che credo sia stato insieme all'orso polare le immagini più classiche che descrivono il cambiamento climatico. Io, leggendo National Geographic, ho delle immagini in mente che sono diverse, non sono solo i ghiacciai in questo caso. Ho in mente i numeri mi viene in mente spazzatura, però sulle plastiche, che sono delle immagini veramente impressionanti. Mi viene in mente anche un trafiletto, credo, sulle scienze, che parla dell'inquinamento dovuto ai telefoni, quindi a cuffiette, che era un'immagine piccolissima in quel caso, però l'ho trovata particolarmente vicina a me. Quindi per alla me tua quotidianità, alla nostra quotidianità. Sì, mm-hmm. Più vicino alla nostra quotidianità, quindi la mia domanda era più su qualcosa di molto più quotidiano. Cambiamento climatico nel nostro quotidiano non è neanche facilissimo, tutto sommato, nel senso che l'impatto sul quotidiano, quello sì, è un impatto più graduale, no? Ne parlavamo prima, è un impatto che non vedi, e forse la ragione per cui questo problema, al di là del fatto che c'è una maggiore consapevolezza, resta sottovalutato, perché la catastrofe capiterà a qualcuno da qualche parte, ma non a me qui e ora. Un'immagine che a me che ha colpito in maniera spaventosa è stata l'immagine di due autunni fa, per esempio, insomma, alla frontiera tra Lombardia e Veneto, quel gigantesco momento di vento a 300 km all'ora che ha portato via 60 milioni di alberi. Credo che lì tutti quanti siamo rimasti impressionati. Dopodiché abbiamo anche, come dire, gli avvelenatori di pozzi che ti dicono che il cambiamento climatico non c'entra niente, però credo che quello sia stato un evento assolutamente impressionante e assolutamente raro, oltretutto, cioè tutti quanti rimasti un po' colpiti. Il problema del cambiamento climatico, però, è che, al di là del visualizzare nella nostra quotidianità, ce ne rendiamo conto soltanto quando finiamo per pagare sulla nostra pelle. C'è un racconto che io amo citare molto spesso, nell'ultimo memoir di Patti Smith, che si intitola M-Train, che è uscito 2 o 3 anni fa in Italia, in cui racconta di quando l'uragano Sandy si è abbattuto su Long Island e lei aveva da poco comprato una casetta, una mezza catapecchia, racconta, in un posto che si chiama Rockaway Beach, e dopo qualche giorno dalla distruzione portata dall'uragano ha voluto andare a vederlo, e dice: solo lì mi sono resa conto di quali possono essere gli effetti devastanti di quello che sta succedendo. Ovvero sia, nel momento in cui sei colpito, tra virgolette, personalmente, te ne accorgi, come se ne accorgono, ecco, oppure chi se ne accorge. Io, quando mi chiedono ma sei sicuro, guarda, io non venite a chiederlo a me, andate a chiederlo agli agricoltori, perché se c'è qualcuno che sa esattamente che cosa sta succedendo da 50 anni a questa parte su questo pianeta, è chi sta coltivando la terra. Sappiamo che gli agricoltori lamentano il fatto che le stagioni non sono più le stesse, i viticoltori e le vendemmie che non sono anticipate ormai di tantissimo tempo, perché la maturazione avviene molto prima. Addirittura so di un noto produttore di una delle più importanti marche di bollicine italiane, che sta a Trento, e che ha cominciato a coltivare vite sempre di più sulle pendici delle montagne, perché si sta, come dire, adattando il terreno a una situazione diversa, perché il clima diverso, il clima più caldo, fa sì che tu puoi coltivare la vite 100 metri più su in montagna. Oppure adesso stiamo preparando, vi do un'anticipazione che però non so nemmeno quando lo pubblicheremo, perché sarà l'anno prossimo, probabilmente in primavera. Quanti regali però che ci stai facendo, Marco, ci stai abituando davvero, troppo bene. Queste anticipazioni proprio...
È un articolo sulla nuova agricoltura italiana. Allora, in Sicilia da qualche anno a questa parte si coltiva il mango, cosa che non era mai stata possibile prima, proprio perché le minime invernali raggiungevano le temperature che il mango non sopportava. E poi in Valtellina è arrivato l'olio. Ora io capisco la zona del Garda e la zona dei laghi dove si possano coltivare olivi, perché comunque hanno i microclimi lacustri che aiutano, ma arrivare con l'olio in Valtellina era qualcosa che non era ragionevolmente prevedibile 40 anni fa, diciamo. Per cui gli agricoltori sono quelli che sanno come è cambiato il clima e come sono cambiate le stagioni, e regolarmente quando parli con gli agricoltori te lo dicono. Chiaro che io, che vivo in un appartamento in città e vivo in un luogo, dal punto di vista dell'impatto quotidiano in qualche maniera sterile, è come se fossi in una sala operatoria da quel punto di vista lì. Sì, io mi accorgo magari se mi fioriscono le rose una settimana prima sul balcone, ma non è moltissimo. Chi invece ci deve mangiare e ci deve produrre si accorge benissimo che le cose sono già cambiate. Quindi sì, non è facile da visualizzare, però nel quotidiano c'è chi lo vede già tutti i giorni da anni. Tra l'altro, secondo questo esempio verrebbe da dire che anche noi che viviamo in città lo possiamo vedere al supermercato, leggendo le etichette. Sì, lì è un po' una fregatura, perché ormai tanto ci arriva qualsiasi cosa da qualsiasi parte del mondo. No, quando dico vediamo il mango siciliano, in quel senso intendo. Mango siciliano sicuramente, ma appunto tutta una serie di cambiamenti che stanno avvenendo in quel mondo lì, e che tutto sommato sì... appunto, magari un giorno riusciranno a coltivare la vite, e forse era il sogno di Svante Arrhenius fare il vino svedese, però ecco, anche no. Quella volta lì da noi solo papaya, capito? Un esatto. Allora, avocado e papaya, tipo, nient'altro. No, però è vero, la stagionalità delle verdure, dei cibi è... Insomma, io che appunto sono nella bassa Romagnola e dietro casa mia sono tutti i campi, la coltivazione dei kiwi, sono anni che oramai soffre, solamente per fare un esempio. Però è vero, la DAL ha lanciato un assist niente male, noi ci accorgiamo di questi cambiamenti acquistando il mango siciliano, che insomma non era mai successo. Quindi... mi viene da dire, dall'agricoltore che vede gli effetti di questi cambiamenti a noi che viviamo in città e in appartamento, la nascita della consapevolezza del problema, che il problema è uno, però le consapevolezze sembrano essere due. Cioè, al coltivatore si sbatte in faccia la realtà dei fatti, che tutto il suo ciclo agricolo va a carte 48 con il cambiamento climatico. A noi colpisce una ragazzina che di fronte a un panel di tutto rispetto grida in lacrime: "How dare you? Come osate?" Lei è svedese, tra l'altro, quindi cioè, non facciamo è che... il giro qui. No. Abbiamo chiuso il giro con gli svedesi, no, sicuramente colpisce la ragazzina, colpisce, ricordiamolo, anche il contesto in cui la ragazzina è emersa, tra virgolette, perché lei ha cominciato la sua protesta del venerdì, il suo sciopero della scuola del venerdì, in una stagione estiva particolarmente calda, proprio in Svezia, in cui non sono riusciti a coltivare la vite, però in cui ci sono stati più di 30 gradi all'altezza del circolo polare artico e sostanzialmente una stagione di incendi spaventosa nei boschi di coniferi svedesi. Per cui davanti a tutto questo la famosa ragazzina peraltro ha cominciato a sedersi per protesta tutti i venerdì davanti al Parlamento europeo senza che nessuno se la filasse, perché non dimentichiamo che appunto lei ha cominciato questa sua protesta da sola e ci è voluto del tempo prima che A ci si accorgesse di lei, B si cominciasse a parlarne e C diventasse un fenomeno globale. Dopodiché il fenomeno globale oggi vediamo, io ve lo dicevo già prima, vediamo un po' una normalizzazione, nel senso un tentativo di ricondurla nei ranghi e un tentativo di ridurla a un fenomeno di polarizzazione di opinioni.
Mani, che è assolutamente sgradevole proprio per il fatto che lei non è una portatrice di interessi politici, è una portatrice di interessi generazionali. Gli interessi politici li portano casomai una parte dei suoi sostenitori e una parte dei suoi detrattori, e trasformare la questione climatica in una questione politica, direi quasi sicuramente per interessi economici pregressi, è il peggiore errore che potremmo fare. Però voglio dire, Greta comunque parla in parte a dei ragazzi, e secondo me è lì che colpisce fino in fondo, perché penso nelle nostre città abbiamo visto un po' gli effetti di Friday for Future, i tanti ragazzi che hanno preso le piazze per parlare di cambiamento climatico. Quindi a loro, diciamo, non parla tanto di politica quanto di fate sentire la vostra voce, perché quello è il nostro futuro. Quello è il grande messaggio politico, appunto. Non schierarsi politicamente, ma schierarsi semplicemente per una causa. Credo che da questo punto di vista abbia perfettamente, come dire, inquadrato la questione. Dopodiché è vero, parla alla sua generazione, che potete immaginare quanto è lontana dalla mia, potrebbe essere suo nonno, e quindi insomma non è così banale afferrarne la portata, o perlomeno la portata è abbastanza chiara nei confronti soprattutto dei suoi coetanei, e vi dico anche di ragazzini più piccoli di lei, bambini di 10, 12, 13 anni, che cominciano a prendere consapevolezza di questa cosa. Il problema è che non l'hanno presa gli adulti, e non l'hanno presa soprattutto gli adulti che, avendo delle, come dire, dei posti di potere e dei posti di privilegio, non hanno nessuna intenzione, come dire, di farsi, virgolette, convincere da una ragazzina, insomma. Per cui usano persino la sua condizione di Asperger come strumento di denigrazione, è una cosa piuttosto disgustosa, se posso essere sincero. È triste, è molto triste quando un argomento tocca così, svicolare in questa maniera, lo trovo veramente poco intelligente per chiunque, umanamente, non sto parlando nemmeno di politica, umanamente. Noi arriviamo verso la fine, che dite? Purtroppo. Io potrei svenire, perché abbiamo detto che non diciamo buongiorno, buonasera, però adesso possiamo svelarlo. È sera di una giornata per me devastante, per cui sì, andiamo verso la fine, vi prego. Andiamo verso la fine, e solamente due cose al volo, proprio sì, cioè la risposta di pancia. La tua immagine per raccontare il cambiamento climatico, e il tuo numero preferito tra le scienze e National Geographic. No vabbè, cioè, questa qua è una domanda troppo difficile, ma come faccio? Rispondere io, ti do io degli input se vuoi, io ti posso dire quali sono i miei numeri. Vai, suggerisci. Il numero che ho un ricordo veramente importante è un numero di Le Scienze dei primi anni 2000, in cui io avevo all'epoca 14 anni, 13 anni, una roba di genere, e riuscivo a leggere Le Scienze all'inizio e alla fine, ma mai l'articolo nel mezzo. Cioè l'articolo di copertina era difficilissimo, non ci riuscivo. Il giorno che ci sono riuscita, io non ricordo qual è stato ovviamente, però ricordo un orgoglio profondo, ho detto ce l'ho fatta, sono riuscita a capirlo. Credo, col senno di poi, credo di averlo proprio compreso, e quello mi è rimasto particolarmente nel cuore, anche se non ricordo minimamente di cosa parlasse oggi. E questo è per me Le Scienze. E sul National Geographic, lo citavi prima, il numero sulla camera anecoica, e ho trovato quelle immagini, il racconto che fa il giornalista, bellissimo. Allora, adesso svegliamo il tutto. Allora, un'immagine sul cambiamento climatico, mi viene veramente difficile dirlo. Ce n'è una che mi ha colpito molto, un'immagine di qualche anno fa che abbiamo usato anche in una mostra, ed è una bellissima foto di una bambina su un'altalena proprio dopo, credo, l'uragano Sandy o Katrina, non mi ricordo più quale dei due. C'è questa immagine di una bimba su un'altalena in mezzo a, come dire, alla devastazione, con
tutto quanto intorno raso al suolo, e lei che si dondola su quest'altalena dove che è forse l'unica cosa rimasta in piedi nel raggio di 100 metri. Ed è un'immagine commovente e straziante al tempo stesso. Però me ne vengono in mente veramente tante sul cambiamento climatico. Non lo so, possono essere, è vero che non è, tra virgolette, vicina a noi e non ci dà come dire, uno sguardo su qualcosa che pensiamo ci colpisca direttamente, ma ho visto ultimamente, negli ultimi anni, abbiamo pubblicato delle foto della grande barriera corallina australiana completamente sbiancata, che sono come dire, uno strazio in qualche modo. Sì. Sono veramente tante le immagini e non ce n'è una sola che ti possa dare quest'idea, no? È proprio un complesso di immagini che devi avere ben presente per capire quanto già siamo dentro il problema. E poi, che cosa dicevate, una copertina o una cosa particolare? Il numero preferito. Allora, io vi dico che ho un paio di... Allora, per esempio, una delle cose che io ho amato molto, che amo molto delle scienze, sono i numeri speciali monografici che facciamo tutti gli anni. Escono sempre a novembre e ce n'è stato qualcuno veramente straordinario. Ce n'è uno... Che adesso vatti a ricordare che anno era, la butto lì, 1980, che è stato il primo, forse il primo 80, ma posso, rischio di sbagliarmi di grosso, però c'è un monografico sulla Terra, se lo vai a cercare Serena lo trovi sicuro in quell'archivio meraviglioso, un monografico sulla Terra che è stato proprio il primo numero monografico completamente dedicato all'ambiente delle scienze. Mentre invece per quanto riguarda National Geographic io direi uno dei numeri a cui sono più affezionato in assoluto è stato aprile 2019, se non mi ricordo male, potrebbe essere aprile 2019 ma potrei anche sbagliarmi, perché avevo fatto un numero monografico sulle razze, che era un numero meraviglioso, ovviamente fatto sulle razze appoggiando o comunque raccogliendo la tesi dei genetici di questo mondo che sostengono che le razze non esistano, ed era un numero sulle questioni razziali e sulle discriminazioni razziali veramente straordinariamente bello e con un fotografico tutto di livello spaziale, proprio questa capacità di National Geographic, ecco, di rendere per immagini anche tematiche scientifiche molto ampie, scientifiche e sociali molto ampie, è una capacità ancora davvero unica. Infatti io avrei altri miliardi, avremo altri miliardi di cose da chiederti, come trasportare la scienza nel racconto delle immagini. Quindi Marco, noi ti ringraziamo per essere passato qua da Radio Cica, per averci raccontato le scienze, National Geographic, il tuo lavoro, la tua passione nel fare questo lavoro, e io personalmente ti devo dire grazie. Io la da Sara e quanti sono in casa con la rivista e magari chissà quali altri giovani scienziati o futuri giornalisti scientifici. E scienziate, tante scienziate soprattutto. E scienziate, certo. Grazie Marco. Speriamo ancora di ispirare qualcuno, insomma, a fare lavori e ad appassionarsi a questi argomenti. Grazie a voi. Grazie Marco. Ciao a tutti, alla prossima puntata. Ciao ciao.